C'è aria di polemica a Teramo in vista della manifestazione di protesta a Roma. Troppo facile per i sindaci pretendere solo adesso dei fondi dopo aver governato male negli ultimi 15 anni. Lo affermano i consiglieri comunali di Teramo, Fabio Berardini del Movimento 5 Stelle e Maria Cristina Marroni di Teramo 3.0. Non siete proprio convinti di questa protesta a Roma? Beh, noi siamo per la protesta a fianco dei cittadini per far sentire le ragioni del territorio teramano, ma diciamo un secco no a una manifestazione, una passerella da parte di politici che hanno governato questo territorio da oltre 15 anni e che vorrebbero, dal nostro punto di vista, lavarsi la faccia con questa manifestazione addossando tutte le responsabilità al governo, quando invece la maggior parte delle responsabilità sono proprio di chi ci governa localmente. Cosa avrebbero dovuto fare secondo lei in questi 15 anni? Beh, sicuramente utilizzare gli strumenti che sono stati messi a disposizione dalla Protezione Civile e dal governo stesso per fare investimenti sul territorio. L'ultimo strumento messo a disposizione è scaduto il 20 febbraio da parte appunto dell'ultima finanziaria, che dava la possibilità ai comuni di utilizzare delle risorse fino a 700 milioni per investimenti sulle scuole e per le calamità naturali, e il Comune di Teramo non l'ha utilizzato perché, grazie alla situazione disastrosa del bilancio, non ha potuto accedere appunto a questa forma di finanziamento che era stata messa a disposizione dallo Stato. Quindi non possiamo lamentarci se coloro, i veri responsabili anche di questo dissesto e di questa grave situazione di crisi, è da addebitarsi proprio a coloro che ci governano da 15 anni. Quindi voi domani non andrete a Roma? Noi domani andremo a Roma, ma con i cittadini, non per farci selfie, per farci foto, per fare appunto passerelle politiche con i simboli. Noi andremo lì con i commercianti, con i cittadini semplici, diciamo, ma sicuramente non andremo lì a pulirci la faccia, anche perché siamo coloro che non hanno mai amministrato questo territorio e quindi siamo gli unici credibili che possiamo veramente andare a testa alta. Da Teramo sono stati già completati 34 pullman. Al corteo a Roma parteciperanno anche rappresentanti dell'Aquila, di Chieti e di Pescara, tanti gli abruzzesi illustri che si uniranno ai loro conterranei, tra loro l'attrice teramana Grazia Scuccimarra.